Buongiorno, buon pomeriggio e bentornati a Ora di Cena. Sono le 17:30, spaccate, e oggi abbiamo con noi un grandissimo chef, pasticcere ancora prima che chef, siciliano, un filosofo, un personaggio fantastico. Mi sono commossa spessissimo sentirlo parlare perché è un uomo di quelli che fanno la differenza. Sto vedendo se è già con noi, non ancora, ma ci arriverà fra poco perché ci siamo appena sentiti. Eccolo qua, signori, è il mitico Corrado Assenza. Ci stiamo Eccomi. Buon collegando. Eccolo! Ciao Corrado, come stai? Bene, pomeriggio, ciao, io sto bene, tu come stai? Ciao Maddalena. Io allora devi sapere, tu dove sei in questo momento? in questo momento sono al Caffè Sicilia, nel retro, quello che il pubblico non conosce perché è lo spazio dove assembliamo le spedizioni che da qui partono e raggiungono i nostri clienti in giro per il mondo. D'accordo. Io invece sai dove sono? Fammi Sono vedere. come te oggi. Sto Perfetto. andando in Valtellina e mi sono fermata a fare la diretta. Sono in Valtellina. Quindi dalla Valtellina noto con furore. Evviva la Valtellina, evviva Noto, evviva noi. Davvero. È tutta la stessa cosa alla fine, no? Lo Alla stesso fine, cuore. sì, assolutamente. Perché nella tua cucina, nei tuoi dolci c'è molto cuore. Per fortuna. Sì. Per fortuna tu riesci a vedercelo e mi fa molto piacere che tu mi dica questo. Sì, mi fischiano le orecchie, ti ho origliato mentre aspettavo la diretta e quindi ho ascoltato quello che dicevi di me. Grazie, sei Ah, troppo buono. figurati. No, no, è la verità. Cioè, io ogni volta, l'anno scorso dovete sapere che il giorno del mio compleanno ho avuto il piacere di presentare Corrado sul palco di Identità Golose, e tu ogni volta avevi fatto un dolce con le carote, se non ricordo male. E Carote, tu, ecco, pollo, ricotta vaccina, sì, e come? e devo dire che c'era tutta la platea emozionata, per cui la verità, poi se avete avuto la fortuna di andare a Caffè Sicilia, a Noto, ti siedi su quei tavolini fuori. Le sedie sono un po' scomode, ma si dice che sia fatto apposta perché così la gente non ci resti troppo a lungo, corretto? Guarda, rivolgi la tua lamentela a Philippe Starck. Perché quella è la Caffè Chair di Philip Starck, che negli anni 90 acquistammo per utilizzarla e, come dire, rinnovare il rito sostituendo le vecchie sedie di Caffè Sicilia, che adesso sono state svernicate, rivernicate e torneranno a fare compagnia alle Caffè Chair di Philip Starck, e staranno poi una accanto all'altra. Quindi poi sceglierete e vedremo qual è quella più comoda. Va bene, senti, ma siete avete riaperto? State per riaprire? Non abbiamo riaperto e non stiamo per riaprire, non sappiamo ancora quando apriremo, stiamo guardando quello che succede. Noto è un paese bivalente in questo momento, è dicotomico, ha una periferia viva e pulsante con addirittura degli ingorghi di traffico e un centro storico assolutamente deserto. Ah, sì, eh? Cosa significa? Il centro storico di Noto ormai da una decina d'anni è frequentato abitualmente e costantemente durante la bella stagione, quindi da metà marzo fino a metà novembre, dai turisti che arrivano da tutto il mondo e ne arrivavano sempre di più. Il turismo aveva espropriato gli spazi commerciali, gli spazi che commerciali non sono mai stati, quelle che erano abitazioni sono diventati spazi commerciali, ma mantenendo il turismo è come d'inverno, tutto deserto. Certo, deve essere un po' difficile tutto questo. Immagino che sia così in tutte le città italiane, che Venezia per esempio è un altro Sì. fantastico e chiaro esempio, ma anche tutti i piccoli paesi che avevano visto una primavera, uno sboccio improvviso dovuto al turismo, tutti questi quest'anno paghiamo pegno. Sì, poi sai Corrado, nel caso di Venezia, noto che spettacolo, dice questo, penso un signore, perché non vedo bene la foto, dal Brasile, che gli piace sentire le nostre conversazioni in italiano, e Max ti dice che l'episodio di Netflix, il tuo, è molto emozionante e mi unisco a questa emozione, perché lo è. Però è vero che, sai, Sicilia si è un po' disintossicata, cioè la, scusa, Venezia si è un po' disintossicata, no? Forse è
ne aveva bisogno, no? Di questa, adesso a prezzo alto. Ne avevamo tutti bisogno, Maddalena, solo che io mi auguro che tutto questo qualcuno lo riesca a leggere e che riesca a leggere la differenza fra il prima, il durante e il dopo. Perché non possiamo far finta che solo perché abbiamo voglia di ritornare ci andiamo a indicare dove ci eravamo indicati. Certo, certamente. È il caso di utilizzare questa sofferenza, tutti quelli che non ci sono più e che sono rimasti incagliati in questa maledetta storia meritano di essere ricordati e rispettati, e quindi evitato il rischio che ci sia un riacutizzarsi, che ci siano ancora il strato su cui una pandemia può lavorare bene. Certo, la natura merita rispetto, ma intesa come gli uomini e le donne che hanno subito questa cosa, e la natura stessa che ha subito il nostro comportamento prima di questa cosa, no? Non so se la vedi, sì, la vedi così. Hai perfettamente ragione. È inutile pensare solo all'uomo, agli uomini e alle donne, se non pensiamo anche al luogo dove questo sono. Non possiamo pensare a noi egoisticamente e non pensare alla natura, perché la natura comunque è casa nostra. E certo. In una casa bloccata, in una casa che patisce, non si tempo. Quindi per curare le donne e gli uomini che in questo mondo sono, bisogna curare anche l'ambiente, la natura. Abracadabra, tornata a connessione. Eccolo. Ecco, comprendendo la natura e comprendendo quali sono i suoi equilibri, la natura ci sta insegnando tantissimo. O ci sta forse, per meglio dire, ricordando quali sono i suoi passi, quali sono le sue energie nascoste, che di solito siamo abituati a ricordarci durante un terremoto, durante un'alluvione, durante un cataclisma. Non avevamo mai assaggiato qual era l'energia che è una componente biologica della natura riesca. Certo. È una situazione completamente inedita e da qui non possiamo che trarre persino nessuno come il signor Corrado, dice Antonio. È vero, ci riporta la sua vera entità. Sì, sai, anche banalmente come è cambiato il rapporto con le persone, tu non sei mai stato uno chef, un pasticcere. Come vuoi essere definito? Un cuoco? Come ti piace essere definito? Artigiano del gusto. Ecco. Il rapporto con gli artigiani del gusto è cambiato molto, nel senso che ho l'impressione che tu non ti sei mai posizionato nell'Olimpo, hai sempre avuto un atteggiamento molto vicino alle persone, almeno nella mia percezione, poi magari mi sbaglio. Ho l'impressione però che molti dei siano scesi dall'Olimpo, no? O sbaglio? Io ho una mia indole personale e una idiosincrasia, una sorta di allergia epidermica per classifiche e amanti delle classifiche. Mi viene l'orticaria. Ti cominci a grattare proprio. Sì, sì, quando si parla di classifiche, di podi, mi viene l'orticaria. Però mi sa che quel podio sia un po'... è come se avesse perso forza, nel senso che mi sembra che i rapporti si siano un po'... Non so, i cuochi hanno scoperto di avere le famiglie, sono stati a casa, abbiamo parlato di cucina senza mezzi strani, ma con cose normali. Cioè, davvero, c'è stato un cambiamento, no? Mi auguro che questo cambiamento duri e sia percepibile, percepito e sentito, e quindi poi riproposto anche a livello professionale e non solo tra le mura domestiche che abbiamo riscoperto. È vero, certo. Io mi sono divertito tantissimo a cucinare per me, Nives, mia moglie, durante questi mesi, cose che ormai non facevo da tanti anni. Cioè, tua moglie non ti praticamente di solito non è che ti veda così tanto, immagino. Mi vede in negozio perché lavoriamo. Sì, però dico a casa, in intimità, un po' che potete chiacchierare del tempo, no? Esattamente. E poi non facevo più da mangiare a casa, ma da anni, perché non c'avevo più il tempo, o perché arrivavo sempre troppo tardi per poter preparare almeno una cena. E certo. Quindi era sempre lei a cucinare, era sempre lei a preparare. Riuscivo a fare la spesa per il caffè di Cina, ma mai a fare la spesa per me e per la famiglia, e invece sono tornato a fare.
Senti, ma cosa offre in questo momento la tua terra a livello di profumi? Dice, chiede Gino, che saluto. Di tutto e di più. Abbiamo già passato le nespole, sono arrivate le prime albicocche. Presto un po' per le albicocche, no? Noi cominciamo a maggio con le Ah albicocche. beh, Sicilia, certo, siete belli giù, ok? Sì, e poi c'è il sambuco che è in pieno fiore, ma già dalla seconda metà di aprile era in piena fioritura, quindi c'hai in mezzo alla campagna selvaggia questi frutti di sambuco che profumano con le api che impazziscono anche loro per la grande quantità di fiori. E poi c'è adesso, stanno per partire le labbiate, quindi la lavanda è già partita, ma stanno per partire rosmarino, timo, origano, Mamma mia. Gessi e pesche che sono le chiedono? grandi regine della nostra. E gessi bianchi? Quindi Mamma mia. Ok. già in decrescere, sono i neri, ma non i rossi, quelli con il succo, i neri con il succo nero. Aspettiamo alla fine di giugno, prima decade di luglio, l'inizio della campagna dei gelsi neri, quelli da granita, quelli da coltura. Mamma mia, la E granita. poi arrivano fragole e fragoline in grande quantità, vitelli, fave fresche stanno per finire, arriva il fagiolino vero, quello non coltivato in coltura protetta, ma quello bene spontaneamente in primavera quando è il suo tempo migliore, quindi quello che ha più gusto. Sono finiti gli asparagi selvatici, ci sono solo i coltivati, grandi asparagi, verdura da consumare assolutamente alla fine dell'inverno, quindi questo è nel periodo giusto, e poi cominciano le pesche. Scusa che ho ricevuto la chiamata. Beh, Mele. Insomma, e che poi comincia fame. l'estate, ecco. E poi siamo in Non piena abbiamo. E estate. poi c'è l'estate. Possiamo chied ti chiedono la differenza tra pasta di mandorle e marzapane? E allora, non è la differenza tra pasta di mandorle e marzapane, ma tra pasta reale e marzapane. Il marzapane è cotto, lo sciroppo di zucchero è cotto, la pasta Ok. reale, che miscela degli stessi ingredienti, mandorla, zucchero e acqua. Lo sciroppo di zucchero va nel marzapane, ma quello che va nella pasta reale è zucchero in polvere con farina di mandorla e acqua a crudo. Quindi hai il pieno gusto ancora fresca, cosa che il marzapane invece non ti dà più perché la mandorla è cotta dallo sciroppo bollente. Ok, ti ringrazio. Ogni tanto ti passa qualche domanda. Ho visto per esempio passare un ragazzo, Giuseppe, che ti saluta dall'Australia. Ciao maestro, mi è sembrato carino che un australiano. Quest'ora è tardi per gli australiani, no? È notte, per cui ci sta guardando. Ma senti, alla Nives cosa hai cucinato? Un piattino che possiamo fare anche noi a casa nostra? Sì, assolutamente. Guarda, ho rifatto per lei e per me, in memoria di mia madre che è mancata l'anno scorso, il Ah. riso alla mandorla. Cos'è che hai fatto che è andata via la voce un attimo? Là? Il riso alla mandorla, che non è un Ah! riso, è una zuppa di riso, una minestra di riso. Però l'ho fatto non con il suo procedimento completamente manuale, ma utilizzando il frullatore, laddove lei invece utilizzava solo l'immersione nel full con la farina di mandorla. Ok. Perché ho rimesso nella sua ricetta le innovazioni che abbiamo fatto in laboratorio per non scartare nulla della mandorla, quindi Certo. il 100% nel latte di mandorla c'è il 100% di mandorla, per esempio, al caffè Sicilia. E quindi ho adottato quella tecnica anche in versione domestica, senza attrezzi professionali, con un frullatore a bicchiere normalissimo domestico, però con quella conoscenza in più che la piega professionale mi concede. E quindi poi ci ho cotto il riso come faceva la mamma nel latte di mandorla. Ma Corrado, possiamo dirla passo a passo che così prendiamo nota e siamo già pronti? Assolutamente sì, certo. Guarda, io per due porzioni ho usato 74 grammi di mandorla e le ho frullate a secco, Sì. dopodiché ho aggiunto 300 grammi di acqua tiepida Ok. e ho lasciato tutto in immersione.
20 minuti, ho setacciato la mandorla, ho messo sulla parte corpuscolare della mandorla dentro il frullatore a bicchiere e ho aggiunto 100 grammi di quell'acqua che avevo usato per mettere a bagno la mandorla. Certo. Era diventata a temperatura ambiente. Ho frullato, ho aggiunto piano piano ancora l'acqua, in due o tre volte ancora tutta l'acqua e poi ho risetacciato. Non c'è stato bisogno di frullare più. Se ne fosse bisogno, se rimanesse ancora un sedimento grossolano, il frullatore con poca acqua, in modo che il frullatore frulli tutta. Certo. Pesiamo il nostro riso, quindi 50 grammi a porzione per persona, quindi 100 grammi di riso, e lo cuociamo con quel liquido. Ma aggiungiamo ancora dell'acqua, perché il riso assorbe tre volte il suo peso e anche di più. Roli, anche un riso Roma, va pure bene, o un arborio. Portate la cottura. Attenzione, potrebbe attaccare sul fondo, quindi state a cottura e ogni tanto vi date il tanto mescolato. Aspetta che ti sento poco, riprova, scusa. Sentite bene voi che seguite la diretta? Aggiungete solo, mangiate caldo, appena caldo, con un filo di olio extravergine d'oliva per finire, e se è stagione ne avete la possibilità, l'ultimo minuto o appena spento, mettete due foglie di basilico fresco e poi lo togliete. Mamma mia, delizia. Chissà. Chissà com'era contenta la Nives. Anch'io. Sì, no, certo, ma io penso, sai, lei si trova il marito a casa che finalmente cucina. E senti, è un dolcino facile facile per stupire gli ospiti, così per stenderli con un colpo di Corrado Assenza e via. Guarda, provato proprio in questi giorni, sempre a base di mandorla e sempre a base di frutta di stagione, quindi adesso albicocche, nespole e fragole. Le sciacquate, le tagliate, le mettete a marinare con un po' di miele in frigorifero. Ogni 100 grammi di frutta, 10 grammi di miele, non di più. Okay. E le lasciate mezz'ora in frigo. Preparate un budino di mandorla utilizzando o la crema di mandorla di Caffè Sicilia, quella che vendiamo in vaso di vetro. Che si può ordinare anche online. Stiamo per mettere in pista anche lo shop online, quindi bravi, oltre al sito di Caffè Sicilia anche lo shop online, e quindi potrete ordinare marmellate, confetture, biscotti e quant'altro, ci sarà sempre di più dei prodotti spedibili. Ma comunque torniamo alla ricetta, quindi con quella crema, 150 grammi di quella crema, mezzo litro di acqua, mescolate tutto, setacciate, mettete sul fuoco aggiungendo 40 grammi di amido di grano, per addensare. Okay. Colore, mettete in uno stampo, lasciate in frigo a freddare completamente, quindi 6-8 ore, dipende dalla grandezza, dallo spessore, dal volume dello stampo, e poi sformate. Servite in una coppetta con sul fondo il budino di mandorla, sormontato dalla frutta che avete marinato in frigo, gocciolato dallo sciroppo di miele che si è creato, e servita assieme al budino. Lo sciroppo di frutta e miele che si è creato ve lo versate in un bicchiere e lo accompagnate con il budino. Mamma mia, mia santa, ma miele d'acacia chiedono? Fiori d'arancio, acacia, sì, vanno bene tutti, e quando lo faccio utilizzo i mielarò, che sono i nostri mieli aromatizzati, quelli che aromatizziamo con frutte, spezie, erbe aromatiche. E quindi un miele naturale di fiori d'arancio, dove mettiamo in infusione l'altra frutta perché il miele ne assorba e poi ne conserva il profumo, il gusto e l'aroma. Possiamo mettere anche le ciliegie? Assolutamente sì, quando ci cioè possiamo mettere un po' la frutta che vogliamo, poi alla puoi fine mettere sempre la frutta durante la stagione, cioè, basta con questa impostazione puoi cambiare sempre la frutta fresca.
Ma invece questa crema di mandorle che dicevi che si può comprare da te, e francamente penso che avrai diversi clienti da dopo questa diretta, se non la riesco a comprare, mi si è spento il computer, come la posso fare o come la posso sostituire? Mandorle, quel frullatore di cui sopra che abbiamo usato prima per fare la ricetta con il riso e acqua. Ah, facilissimo, bellissima. È una cosa, sai, appena sono in un posto all'aperto, appena trovato, sentivo un Evviva! profumo. Tu parlavi di profumi, sentivo un profumo pazzesco, ho trovato questo. Senti, caro, ma dicevi prima che Noto è senza turisti, che quindi, ma l'idea è di aspettare che torni il turismo per riaprire o... come funziona? Punterete su food delivery nel prossimo tempo? Scusami, un'altra domanda. Fanno sempre a secco le mandorle o tostate? Perché cosa? Per il budino può essere sia l'uno che l'altro, o tostate o non tostate. Chiaramente cambia l'abbinamento poi di frutta dalla mandorla non tostata alla mandorla tostata. La mandorla Certo. tostata ha un tenore di gusto più spiccato della mandorla non tostata, che è molto floreale, molto fresco, un po' cupo, perché insomma Maillard ci insegna che le proteine si caramellano e quindi dipende da quello che ci piace, però poi Certo. non tutta la frutta fresca di stagione, di questa stagione, sta bene con la mandorla tostata. Con la mandorla tostata sta molto meglio la frutta invernale, cioè gli agrumi. Verso l'autunno-inverno, sì. È proprio quasi un'affinità cromatica, no? Cioè, è la natura che ci muove la mano un pochino, il gusto, mi sa. Esatto, giusto così. Quindi, senti, puntiamo sul delivery, quindi ci saremo se... Abbiamo provato a immaginare scenari di delivery quest'inverno per venire fuori, insomma, da tutto quello che è, ma ci siamo resi conto che chi anima il delivery è la grande città. È Noto vero. è una grande città, non è vicina a una grande città. Sì. Se apri un compasso con l'apertura di un'ora di macchina, prendi tanta acqua nonostante È vero. sono abitanti, e prendi tanta terra senza abitanti, prendi Certo. paesi. Quindi un delivery avrebbe dei costi molto alti, rischiando di avere un profitto molto basso. Sì, tanto lavoro per niente, poi alla fine non arriva magari la qualità che sei abituato a fornire, per cui diventa un po' scoraggiante forse, Noto è a 55 minuti dall'ingresso di Catania, che è la grande città vicina. no? Sì, e poi forse Catania stessa non so quanto sia pronta al delivery, cioè mentre Milano è diventata una città No, non è pronto. orientata, per cui anche se fossi in città forse... Tanto ti saluta Connie dal Canada, vedo un sacco di nuovi amici che arrivano. Senti, ma allora mi sa che non ci resta che venirti tutti a trovare. Noi stiamo sognando in queste dirette di fare dei pullman che attraversano l'Italia, della cucina italiana, e che vanno a trovare le persone come te e vengono ad assaggiare, a condividere, a gioire delle cose buone che ci dà il nostro paese. Come la vedi? Essere una delle mission della cucina italiana, nel senso diventare un tour operator di gastronomia itinerante con un pullman targato La cucina italiana che vi porta a spasso nell'Italia delle cucine. Ci sto un po' lavorando, devo dirti la verità, Devi trovare perché... partner professionalmente preparato sul tour. Ma sai cosa? Che Questa la cucina l'idea per il italiana ha un tour. Vedo che anche Davide gli brillano gli occhi, vedo passare un sacco di commenti. Il fatto è che il pullman della cucina italiana è in arrivo, dice Gino, è che queste dirette poi vedo un sacco di persone realmente appassionate e preparate, perché poi... È bello anche avere a che fare con le persone, si parla sempre male della gente, invece non è vero. Qui sono un sacco di persone super in gamba e pensa a scambiare commenti, opinioni su questo pullman, cantare di gioia perché si è mangiato bene, cioè Guarda, è una cosa fantastica. mi ha dato grandissima conforto durante il periodo più brutto del lockdown, quello proprio invernale, quello delle lunghe liste che c'erano. Mi ha dato grande conforto la lettura.
Certo. C'è una persona soprattutto, Franco Armino, poeta, paesologo, cantore dei piccoli centri dell'Appennino italiano. L'Appennino in Italia è tutto. Facci caso, va dalla Liguria a Reggio Calabria. È vero. C'è un'emanazione È vero. anche. Franco Arminio è quello che sostiene, io sono perfettamente d'accordo con lui, ma lui lo sostiene con i versi e con l'impeto di una poesia quieta e tranquilla. Io lo sostengo con quello che riesco ad argomentare. Ma sono perfettamente d'accordo con lui. È una. Se non utilizziamo questo momento, questo spazio, questo tempo, per riscoprire la qualità della vita, quello che dicevamo prima, Certo, chi vive certo. sta bene in una terra che sta bene. Quindi, se non riscopriamo che l'inurbamento ci porta ad avere dei grossi problemi, quindi il valore dei piccoli centri delocalizzati e la qualità di vita, e quindi se non lavoriamo a ricostituire un tessuto che ormai è slabbrato, lacero, sbrindellato, di piccoli borghi dell'Appennino, ma anche nelle piccole valli, noi non abbiamo un futuro rosa davanti. Allora, sai che facciamo? Intanto vedo saluti dal Canada, dalla Georgia, dal Messico. C'è chi ha scritto l'Appennino è la spina dorsale d'Italia, è vero. Allora, noi facciamo il pullman e intanto leggiamo Franco Arminio mentre veniamo da te. Invitiamo Franco O Arminio. invitiamolo sul pullman. Ma ragazzi, è fatta. Mi sembra, Corrado, che abbiamo un progetto su cui lavorare. Senti. Ma sai quante ce ne sarebbero di queste menti? Te ne dico un altro perché è un altro di quelli che mi ha dato tanto conforto in questi mesi. Paolo Ruiz, viaggiatore, viaggiatore da io ho conosciuto il mio territorio da ragazzo perché lo giravo a piedi come lui ha girato l'Appennino, come lui ha girato la mia Sicilia. E la sua cronaca del lockdown, vista lui dalla sua casa di Trieste e io dalla mia di Noto, avevano tante tracce di comuni pensieri. Eh sì, ma sai, alla fine la differenza la fa come senti le cose, non dove sei a sentirle, Assolutamente. no? Per cui è così. Cioè, tu hai avuto la stessa vibrazione emotiva rispetto a quello che stava capitando. Poi ciascuno di noi le colora con le tinte del suo cielo, con i profumi della sua terra, però i pensieri sono quelli. Comunque, caro Corrado, sappi che il pullman è molto vicino, si sta proprio in quando al tuo destino, per cui prepara le mandorle, che qua si arriva veramente, perché ogni volta che ti parlo mi commuovo. Senti, è sempre un grande piacere parlarti, ti ringrazio tantissimo, spero Grazie. di organizzare veramente questo pullman al più presto, non sto scherzando, sul serio ragazzi. E intanto tieni duro, saluta la Nives e... Fatto, grazie. Grazie a voi tutti che ci avete seguito e grazie a te Maddalena per darmi questo spazio e questo piacere. Grazie ancora. Ecco, ti abbraccio veramente forte. Abbraccio a te, grazie. Ciao caro. Ciao, ciao Maddalena. Ciao. Ragazzi, Corrado Assenza per me è eccezionale. Non so, ma io mi commuovo sempre. È una persona di una profondità infinita e ogni volta illumina le parole, no? Illumina le persone. Caffè Sicilia Noto è qualcosa di magico. Quindi ragazzi, io sto pensando già al pullman. Sono vicino a una strada, fra l'altro, ma vi assicuro che mi lavorerò il tema del pullman a breve. Intanto noi ci vediamo domani, 17:30. Ciao Pasquale che non ti ho salutato prima, ciao Suntina, ciao Eva, ciao a tutti voi. Grazie. Ci vediamo, che emozioni oggi, è vero Gino? Ci vediamo domani con un altro grandissimo chef che è Francesca Preda, che sta a Roma, finalmente uno chef di Roma, perché un po' abbiamo avuto solo Anthony Genovese del Pagliaccio, ma invece domani recuperiamo un po' sulla capitale. Intanto ancora grazie e buona cena a tutti, pensando alla Sicilia.